Allora, mentre gustate questa buonissima torta, secondo me era veramente buona. Applauso al maestro. Ancora un applauso. Parliamo di un brano che conoscete tutti. Questo brano è stato scritto nel 1934 da Rodgers e Hart. Questo brano si chiama Blue Moon. Blue Moon, letteralmente tradotto, vuol dire luna blu. In slang, però, vuol dire colpo di fortuna, un grande colpo di fortuna. E perché questo grande colpo di fortuna? Perché Rodgers e Hart, per anni, per cinque lunghi anni, avevano provato invano a sfondare a Broadway, che al momento era la più grande platea per i musical al mondo, ma non ci erano riusciti, non ci erano riusciti. E quindi a un certo punto, quasi rassegnati a dover trovare un altro lavoro, si trovarono per decidere il da farsi per il futuro. Roger, dimmi. Sarebbe il caso che io e te ci dividessimo. Le nostre strade devono prendere due direzioni diverse. Sono 5 anni che facciamo canzoni, le facciamo ad ascoltare. Io mangio pane e mortadella tutti i giorni e non riesco. La mortadella è bolognese, però. Non riesco assolutamente a tirare a campare. Hai ragione, dovremmo. Guarda, io ho già fatto una domanda presso una ditta, andrò a fare il rappresentante di biancheria. Beh, io domani vado a firmare il contratto per acquistare la lavanderia di cui ti ho già parlato. Però c'era un altro impegno ancora che avevamo preso, non so se ricordi. Ah sì, è vero. Sei sicuro di volerlo fare? Ma dai, abbiamo preso l'impegno per beneficenza quest'anno. Allora dai. Facciamo. Dai, facciamo, poi questo, poi ognuno per la sua strada. Ok, anche se mi dispiacerà molto. E questo impegno per beneficenza, da questo impegno per beneficenza uscì un musical che venne replicato per 211 volte a Broadway. E all'interno di questo musical c'era questo brano, Blue Moon. Thank you.
there standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Adesso non riesce più a fare la donna immobile dopo aver fatto questa. Posso farla alla Louis Armstrong, però. Allora, uno dei miei brani preferiti, non ce ne frega niente, però abbiamo un amico lì che ama il maestro Engelguardi, quindi sono sicuro che apprezzerà il Petit Flor, questo brano scritto dal grande Sidney Beckett intorno al 1960. Solo due notizie: Sidney Beckett è stato uno dei più grandi jazzisti americani, magari meno conosciuto di altri, però era considerato un maestro, tant'è vero che i suoi dischi, le sue incisioni furono acquistate dagli altri grandi maestri del jazz perché imparavano da lui delle improvvisazioni diverse, dei modi di armonizzare diversi. Nonostante questo, Beckett faticava negli Stati Uniti, tant'è vero che per un lungo periodo fece anche il sarto, pensate un po'. Poi però arrivò a Parigi e trovò la sua dimensione ideale, tutti i parigini impazzivano per lui. Pensate che anche un grandissimo, visto che siamo nel paradiso degli scrittori, qui al Mangia come scrivi, o al Mangia Cinema come preferisci, Herman Hesse prese come spunto dal personaggio di Beckett per il suo libro Il lupo della steppa, e quindi era veramente un personaggio straordinario. I francesi lo chiamavano le dieu, il dio, e non dico altro, però perché ha queste contraddizioni straordinarie. Pensate che lui era un clarinettista, però siccome nell'orchestra di allora non c'erano tanti microfoni, si sentiva poco il clarinetto, allora voleva farsi sentire di più, acquistò un sax soprano. Il primo che acquistò lo acquistò da ragazzino, non aveva soldi, ha preso questo sassofono e fu costretto a riportarlo indietro perché era troppo malandato. Poi per nostra fortuna ne ha acquistato un altro e in Francia appunto compose questo fantastico Petit Flor. Thank you.
maestro Gabriele Campanini. E sempre la One Man Orchestra, che normalmente ci sono almeno una ventina di persone che accompagnano questi brani, invece qui ne abbiamo solo uno, il maestro Gianluca Campanini. Ragazzi, le cose belle durano sempre troppo poco. Mi viene da piangere. Addirittura, facciamolo il funerale questa serata, dai. Thank you.
sì, mi associo. L'idea di portare Opera Swing a Mangia Come Scrivi nasce 12 mesi fa a questi tavoli, che non sono quelli del Savoy, ma insomma stasera lo sono diventati, ma sono quelli dell'antica tenuta Santa Teresa, e con Gabriele Campanini. Perché... è molto piacere di partecipare, è stato molto bello, mi è piaciuto. E... speriamo di rivederci ancora. Sì, speriamo di rivederci. Mi prendo proprio 100 secondi, Gabriele, proprio per fare questo piccolo ricordo, perché, ripeto, sono passati 12 mesi, no? Eravamo allo stesso tavolo esattamente un anno fa, alla seconda anteprima di Mangia Cinema, in quel caso era il 2016, c'erano anche alcuni amici qui presenti, lo spettacolo dello scorso anno era Alice's Restaurant, e fu un'anteprima nazionale, un esperimento, uno show di 2:40 senza soluzione di continuità, per cui il pubblico servito a lume di candela, con uno staff meraviglioso, come è stato meraviglioso questa sera con lo staff della Tenuta Santa Teresa, e ci divertimo molto, eravamo lo stesso, per cui diciamo, ma ho questo progetto che stiamo sviluppando, perché lo farlo? Dico, allora io l'anno scorso dissi a Ezio Guaitamacchi e Brunella Boschetti, dove siete stati negli ultimi 11 anni, che è dal 2006 che vi aspetto, perché non ho mai fatto Mangia Come Scrivi così rilassante e così emozionante. Sono passati 12 mesi, dove siete stati negli ultimi 12 mesi? Che ho aspettato, a lungo. Grazie, ci fai un grande. L'attesa non è stata vana, l'attesa è stata ovviamente ripagata. Sono stati 12 mesi intensi, anche di gioie e di soddisfazioni, però davvero vi ho aspettato con ansia e sono stato ovviamente ripagato e sono strafelice, emozionato e contento, perché Gabriele Maio mi ha detto: ma stasera non lavori, non fai niente, ma stasera me la godo, e me la sono venuta fino in fondo. E allora devo proprio un enorme ringraziamento a Gabriele. Tacete, devi stare zitto un secondo quando faccio i ringraziamenti. Dove tacete? È giù. Allora, scusate, tacete un amico, e lo riprendo ogni tanto perché ha fatto il viaggio della speranza con me e Gabriele Maio stanotte. Siamo tornati alle 4 e siamo un po' provati ancora dalla prima anteprima di Mangia Cinema ieri a Cantù. Avevamo il grande maestro Vincenzo Zidello, però avevamo anche Antonio Tacete, che è un grande scrittore, però so, alle volte è impegnativo. Adesso sta venendo il Fernet Branca, chiudetegli la bottiglia per cortesia. Così devo ringraziare Gabriele Campanini, polmoni d'acciaio, dei polmoni incredibili. Noi di Opera Svizzera ringraziamo sentitamente. Gianluca Campanini, e rubo la definizione a Pietro, one man orchestra, uno che vale 20. Grazie Gianluca. Prima di, teniamo per ultimo ancora un secondo. Allora, Opera Swing è uno spettacolo straordinario che merita, tacete un secondo, che deve andare in giro in tutta Italia. Mi mettete un tappo, tacete di Gonzale. Va bene, deve andare in giro in tutta Italia, è uno spettacolo che deve avere lunga vita, deve continuare, ha già avuto un bellissimo percorso, continuerà, sono sicuro che andrà avanti a lungo, è davvero bello, deve circolare. E il prossimo Mangia Come Scrivi, zittite, tacete, ditelo a San Paolo per cortesia, non ce la faccio più dalla serata. Allora, il prossimo Mangia Come Scrivi è venerdì 20 ottobre, sarà il secondo evento extra di Mangia Cinema, vi darò ufficialmente Mangia Cinema, venerdì 20 ottobre, la serata. De Luca, Righetti, Soneri, e li chiamano commissari con Carlo Lucarelli, Eraldo Baldini, Valerio Varesi, sono tre tra i più grandi scrittori italiani. Faremo il Mangia Come Scrivi tradizionale con il passaggio di testimone, con gli scrittori che presentano ciascuno il lavoro di un altro durante le pause della cena, che avrà quattro portate e il dolce d'autore firmato dal pasticcere Alessandro Battistini. Ora, l'ultimo grande ringraziamento va ai genitori di Pietro Gometto, un applauso anche loro perché hanno dei meriti, hanno dei meriti dei genitori, quindi contiamo là, grazie, papà e mamma Gometto, grazie. E poi, devo dire, siccome ho la fortuna di averlo come vicino di casa, alla voce più potente del vicinato, Pietro Brunetto, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie mille. Allora, innanzitutto un altro piccolo ringraziamento al nostro Christian per le luci, le diapositive, il lato tecnico, che si vede meno, ma non è meno importante. Poi per lasciarvi, per accompagnarvi a letto, eseguiremo questo brano. Questo è un brano metà anni 90, più o meno 95-96, Gabriele se non sbaglio, interpretato dal grande Andrea Bocelli.
ha fatto tanto successo negli Stati Uniti, questo brano è Con te partirò, Time to say goodbye. E salutiamo tutti gli amici. Grazie. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook, grazie. Grazie a tutti, grazie da parte mia, di Gianluca, di Gabriele, dell'Opera Swing. Buona serata a tutti, grazie. Grazie. A questo punto se Pietro se la sente. Allora io per sentirmela me la sento. Qui si va sulle anteprime, eh?
la prima volta che la facciamo in pubblico, forse la seconda. No, è la prima. La prima, la prima. No, è vero, l'abbiamo provata in settimana e abbiamo visto che viene benino, insomma, allora abbiamo detto avanti. Porta male dire che ho detto benino. Allora, visto che Pietro è così in voce stasera, dopo anche Louis Armstrong, visto che la voce c'è, allora facciamo Voglio vivere così, la versione di Pavarotti. Che ci perdoni. Sì, esatto. Al posto della gola, ciò non vuol dire che i maestri campanini siano ancora molto in forma, quindi andiamo i giovani non hanno voglia di lavorare, no. Andiamo, chiudiamo con un grande successo del maestro Angel Gualdi, America. Thank you.
Grazie. Grazie.